Allora mister, adesso possiamo dire siamo pazzi. Vittoria per 6-1 sull'Erchi, espulsione di Spinelli nel primo tempo ha dato una grossa mano. È chiaro che a priori non c'era da fare calcoli, il fatto che l'Erchi occupasse una situazione di classifica un pochino pericolante, non stavamo a pensare a quello. È chiaro che l'episodio dell'espulsione, andando loro in 10, sicuramente è stato un episodio che ci ha favorito, anche se anche quando stavamo 11 contro 11 credo che abbiamo avuto superiorità, già comunque una certa superiorità. Sul 2-1 siamo andati un pochino in apprensione, però poi credo che alla fine abbiamo raggiunto il risultato che volevamo ottenere. Sì, anche perché il Maruggio ha pareggiato. La partita Cristiano Martino è stata rinviata, non so se non so. Rinviata, quindi si prospetta appunto per la prossima giornata una partita alquanto calda. Certo, è chiaro che il nostro obiettivo principale è sempre guardare quello che facciamo noi. Delle altre squadre di solito lo chiediamo per curiosità alla fine della partita, perché è anche giusto sapere le altre cosa hanno fatto. Ci fa piacere che forse abbiamo recuperato qualche punto sulle squadre che ci stanno davanti, però la vittoria di oggi era importante perché adesso abbiamo una serie di partite che sicuramente tracceranno il nostro cammino e diranno cosa dobbiamo fare noi in questo campionato. Adesso l'obiettivo rimane sempre fare bene o si può iniziare a pensare seriamente alla conquista? Te lo dico con grande sincerità, anche con la società non parliamo mai di un obiettivo finale, ma guardiamo sempre l'obiettivo, quello più vicino. Ad oggi è chiaro che oggi siamo contenti per questa vittoria e questa prestazione, ma da domani pensiamo nemmeno a domenica, pensiamo a giovedì, che abbiamo un impegno di coppa a cui la società e noi tutti ci teniamo tantissimo a fare bene, quindi per ora continuiamo a vivere alla giornata. Ringraziamo. Grazie a voi. È arrivato Baccaro da 3 giornate, ma lo scossone che doveva arrivare non è ancora arrivato. A cosa è dovuta questa situazione? Sì, l'allenatore è Baccari, comunque non Baccaro. Evidentemente non è dovuta all'allenatore, è dovuta probabilmente a una serie di circostanze alle quali speriamo di mettere una pezza, insomma. Ricordiamo all'inizio dell'andata il pareggio 2-2 con la Pro Italia in casa vostra dava speranze ben diverse per il futuro del campionato. Adesso la situazione è un'altra, completamente un'altra. Purtroppo sì, abbiamo fatto delle ottime partite, abbiamo fatto 10-12 partite nelle quali abbiamo raccolto il 10% di quello che abbiamo seminato. Adesso comunque la squadra non gira più come prima, è in caduta libera. Dobbiamo assolutamente cercare di fare una sterzata, insomma. Grazie mille, signor Presidente. Niente.